Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera collegamento che non facciamo da un po' di tempo con la nostra ormai amica psicoterapeuta in forze all'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma, Paola Sbardellati, la dottoressa Sbardellati. Grazie di essere ancora su Liberi TV. Abbiamo di recente registrato un'intervista, Paola, con alcune colleghe, un evento che è stato presentato, uno spettacolo vero e proprio, che è stato presentato al Teatro del Lido a Ostia, al Lido di Roma. È interessante, sempre nell'ambito, e vi consiglio di andarlo a, insomma, a vedere di cosa si trattava, perché sempre nell'ambito delle tematiche che percorriamo con queste interviste con la dottoressa Sbardellati. Oggi, magari un po' in ritardo, però abbiamo fatto un po' sedimentare, diciamo, e placare certe schiume, parliamo di sostanzialmente di violenza, diciamo, mettiamo nella coda delle reazioni, dei fatti drammatici, la morte di Giulia Cecchettin, l'omicidio di Giulia Cecchettin da parte uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, mi sembra l'11 novembre, quindi è una cosa abbastanza recente, è stato detto praticamente tutto il contrario. Però vogliamo fare una riflessione con Paola anche su qualcosa che cerchiamo di sviluppare, che avevamo già accennato nelle altre nostre trasmissioni. Questa ragazza, che adesso è inutile fare, diciamo, ricostruzione della cronaca, perché tutti quanti sanno, ma il fatto in sé è stato, tra le altre cose, un puzzle di sfortune che si sono veramente andate a incastrare, perché ci sono state segnalazioni ai carabinieri, ci sono state amiche che sconsigliavano di continuare la relazione, segnali di una certa possessività anche con sviluppi pericolosi da parte appunto di questo ragazzo. E quindi, proprio per questo, diciamo, e siccome è una cosa ripetitiva che purtroppo si ripete, questo tipo di connotati, cioè dei segnali che si potrebbero cogliere e diciamo in modo salvifico allontanarsi quindi da certe persone, perché le donne spesso in qualche modo trascurano questo tipo di segnali, non li vedono, non li sanno interpretare. A Paola Sbardellati la risposta a questo quesito. Allora, innanzitutto sono contentissima di essere di nuovo qui, di fare questo tipo di chiacchierata, no? Con te, Gianni, era un po' che ce lo dicevamo e poi sì, Siamo riusciti a farla entro fine anno, oppure mancavo da un bel po'. Allora, sì, partendo da quanto tu stavi giustamente raccontando, io me lo sono spesso chiesta, no? Cos'è che porta poi le donne, perché è sempre questa la premessa, a dare l'ultima udienza a quello che poi diventa il carnefice. L'ultima udienza, e spesso e volentieri quello che io noto e fatico tante volte anche a far comprendere alle mie pazienti, perché il caso vuole che recentemente io abbia affrontato questi temi con alcune mie pazienti e per fortuna mi hanno dato retta, ma ho riscontrato esattamente quello che adesso un po' vi racconto, e cioè che noi donne siamo un po' diverse dal maschietto, da voi uomini lo sappiamo, ormai la scienza l'ha pure testimoniato, che c'è un cervello che funziona in modo diverso, adesso diciamo in modo molto semplice, e noi donne siamo sempre tacciate, da sempre, come quelle che fanno dietrologia. Noi siamo quelle che cerchiamo i motivi dei motivi dei motivi dei motivi, e l'uomo invece è molto più logico, più elementare, più semplice, tant'è vero che potremmo essere l'uno la risorsa dell'altro. Io dico, questa nostra tendenza, che è quella di andare a cercare di capire, spesso crea il problema. Io vedo che le donne faticano anche quando hanno magari già detto di no, anche quando hanno già lasciato, a non dare l'ulteriore spiegazione, perché mi sento dire queste frasi, e da qui poi magari sviluppiamo il concetto. Però magari sarebbe opportuno, perché lui magari mi vuole dire delle cose, magari gli faccio capire meglio, l'ultima chiacchierata magari non la nego, anche perché sarebbe bene che ci lasciassimo anche in toni più amicali, e un po' il dispiacere, tutto questo è accompagnato dal dispiacere, la donna si dispiace del fatto di dire di no. E in più
c'è una parte che è del tutto personale, che è quella di dire, però tutto sommato fa piacere anche a me andare a spiegare, a dire determinate cose, e lì c'è quello che io chiamo in termini tecnici un discorso di dipendenza affettiva, che per quanto io ho deciso di lasciare il mio partner, però mi scatta questo bisogno di affetto, di andare a dimostrare, a dire quelle che sono le mie idee, quasi me lo dovessi, non tanto all'altro, ma me lo dovessi. Quindi c'è una componente personale legata a una parte affettiva e una componente del tutto legata all'altro a fin di bene. Quindi nutro un mio bisogno di affetto e cerco di non dispiacere nonostante io l'altro lo stia lasciando. E nonostante magari tante persone amiche mi abbiano detto lascia stare, non ce n'è bisogno. Tutto sommato la persona non lo merita. Io penso che addirittura sia eccessivo questo dire delle persone non se lo merita. Penso che invece, tutto sommato, una chiacchierata possa essere utile a fin di bene. Da una parte, ripeto e sottolineo, il mio, e dall'altro proprio la considerazione eccessiva dell'altro. Qui si va a innescare un po' quello che stavi dicendo tu, ma è possibile che la donna non colga i segnali, la pericolosità? Io penso che li colga, ma non li legga nella loro interezza, cioè come proprio eccessivamente o come puri e pericolosi. Li coglie, ma non li vuole vedere come tali, perché non siamo mai portati a vedere nella persona che in qualche modo abbiamo amato il male. In qualche modo, se noi neghiamo una parte anche come dire positiva, è come se ci dessimo addosso. Beh, diciamo, sarebbe un po' la missione di un errore. Sì, allora se proprio dobbiamo andare adesso a scomodare anche un po' la storia della psicologia, padri illustri di quello che poi oggi faccio io, hanno anche detto inizialmente che l'amore non era altro che una proiezione, no, di quello che noi vogliamo nell'altro, e quindi poi andarlo a vedere come negativo, figuriamoci, è una sconferma del nostro essere. In realtà c'è un qualcosa di simile, cioè è come se io ammettessi di aver sbagliato, è come se io dovessi dire che sono stata con una persona del tutto negativa, e questo non può non rimandarmi un'immagine di me altrettanto negativa o comunque sminuire quello che io ho costruito, no? Quello che abbiamo costruito. Quindi è come veramente annientare in un sol colpo il rapporto di cui la persona comunque si nutre. Quindi anche questo, secondo me, porta poi la persona non a essere cieca, a non volerlo vedere, a non averlo colto, a non considerare questo è un elemento importante, ma diventa prioritario il bisogno di andare a confrontarsi, a spiegarsi. Quindi la donna spesso è mossa da questo, il bisogno di spiegare, il bisogno di dire, il bisogno anche affettivo in quel momento, per quanto magari si è già consumata una fine in tutto e per tutto, però di dire in maniera più amorosa possibile, paradossalmente, basta, non possiamo, non ce la facciamo. Quindi dare un'udienza ai propri sentimenti anche per l'ultima volta, e questo risulta fatale più delle volte. Io fatico a far capire che non ce n'è bisogno. Cioè, tu fatichi nel senso, e tu come professionista nelle tue esperienze, diciamo, professionali, quello che vedi, tu quello che chiamiamo un osservatorio Sì. privilegiato in qualche modo di Liberi TV tramite Paola Sbardellati. Sì, come terapeuta ho faticato proprio recentemente, parlo della scorsa settimana, con una paziente, ho impiegato quasi l'intera ora a far sì che lei comprendesse che non c'era bisogno di fare l'ennesimo discorso alla persona che già da più di 3 settimane era stata praticamente portata alla porta nella relazione. E per fortuna mi ha ascoltata.
adesso non abbiamo magari evitato un problema, non abbiamo evitato nulla, ma sicuramente cose spiacevoli le abbiamo evitate, visto l'insistenza della persona. E la mia paziente mi ha ascoltata e mi ha ascoltato proprio facendo leva su questo punto, cioè che lei aveva già soddisfatto tutti i suoi bisogni affettivi e non c'era bisogno di andare a dire altro che non fosse stato già detto e che lei per prima doveva accettare che fosse chiuso un discorso. Sono delle considerazioni che poi riportano a tutta una serie di intrecci relazionali che sono da sempre governati da alcune regole consuetudinarie che ci tramandiamo, io oserei dire anche purtroppo, di padre in figlio e così via da tanto tempo. Ovviamente tutto ciò di cui parliamo ha a che vedere con il rapporto uomo-donna. Il rapporto uomo-donna che è una delle cose, delle tante cose che sono all'interno di quello appunto che è chiamato e che è stato oggetto di discussione in questi giorni il sistema patriarcale. Allora, ovviamente è tutto, essendo scaturito dalla morte di questa ragazza, dall'uccisione di questa ragazza, si è dato una valenza quasi come se fosse un'equivalenza, un'identità, sistema patriarcale, misoginia. Io penso in realtà che sia qualcosa di più, di una cosa semplicemente misogina, diventa una veramente perché è stato un sistema di regole che ha improntato tutto ciò che è la consuetudine e ciò che abbiamo imparato nelle relazioni, soprattutto nell'età formativa, nel relazionarsi con gli altri, soprattutto con le donne. Ecco, tu su questa riflessione che è scaturita, cosa hai pensato? Come hai pensato, insomma, che sia una cosa semplicemente misoginia oppure un qualcosa di più pesante, diciamo, da rimuovere? Secondo me la misoginia potrebbe essere una componente o una considerazione, ma semmai viene dopo, ma nasce invece come un sistema proprio organizzativo. Perché originariamente c'era il padre di famiglia che aveva un ruolo ben preciso e che doveva portare a casa i soldi, la moglie aveva un ruolo ben determinato di sottomissione e di gestione della casa e non aveva voce in capitolo. Quindi già questo determinava una asimmetria, no? Se vogliamo. Certo. E culturalmente questo poi si è tramandato come sistema funzionante perché era un'organizzazione dove magari originariamente non c'è stato nessun dolo, magari mi viene da dire, ma semplicemente l'uomo è più forte, viene identificato come colui che può lavorare, è bene che lavori, la donna viene salvaguardata, messa lì e poi dopo sono stati messi insieme tutti gli altri aggettivi per cui la sottomissione, il fatto che non avesse gli stessi diritti, il fatto che non potesse decidere, che veniva considerata meno importante, che poi culturalmente ci sono state tutte queste belle E considerazioni. poi piano piano anche la discrasia praticamente tra un sistema all'interno delle mura domestiche, dove magari esiste una grande discriminazione, una grande disparità di condizioni, e la società fuori che in qualche modo piano piano evolve, per cui ecco che adesso facendo un salto indietro è arrivato il voto alle donne che non potevano votare fino a un secolo e poi, ma meno di 2 secoli fa. Donne che non potevano fare una serie di cose e che appunto all'esterno della società venivano considerate in modo sempre più vicino, diciamo in modo paritario, ecco, all'uomo, poi a seconda dei luoghi, ma insomma delle epoche, magari alcuni dicono ci sono stati anche passi indietro, però la cosa è che strana è che poi all'interno della famiglia invece è come se ci fosse una porta del tempo, si tornava indietro. Si tornava indietro e c'erano ancora quegli schemi di cui stavamo parlando, per cui di sottomissione, di non poter parlare, non poter dire e per cui anche le violenze domestiche stesse, no? Per cui questo avveniva, avviene, oggi se ne parla, oggi viene chiaramente visto come un reato vero e proprio, per cui denunciabile e oggi ci si scandalizza di fronte a una roba del genere quando le persone la vengono a scoprire, ma è bene
bene che sia così, perché è chiaro che non è civile un discorso del genere, ma non è solo e pura misoginia tutto quello di cui stiamo parlando, perché nasce da un discorso proprio di struttura della società. Qualcosa che si insegnava semplicemente con l'abberarsi, quindi si assimilava, sì, nel tempo i più giovani lo assimilavano come modello unico che conoscevano. Dopodiché c'è stata l'evoluzione, mi viene in mente anche che a un certo punto nelle scuole, ma forse siamo intorno agli anni 40-50, gli anni 50 c'era anche tipo economia domestica, faccende, sì, domestiche, per cui anche i ragazzi, i maschietti, avevano un voto su quello che poteva essere l'esecuzione delle faccende domestiche, quindi già lì si iniziava a introdurre nel sistema scolastico questo concetto che lo potevano e lo dovevano acquisire anche i maschietti. Perché la so sta roba? Perché se non ricordo male adesso era proprio tipo faccende domestiche, ma... Lavori donneschi, io ricordo la dizione lavori donneschi in una scuola Montessori. Bravo, perché in una pagella di mio padre che mi capitò in mano diversi anni fa avevo letto sia igiene personale che anche questo, per cui c'era la valutazione di questo aspetto. Mio padre era del 31, quindi siamo intorno agli anni 50 sostanzialmente, no? E eccolo là che si verifica quello che noi stiamo dicendo, per cui ricondurre tutto solo a un discorso di misoginia, no. La misoginia secondo me nasce quando poi subentrano altre componenti a quello che noi stiamo dicendo, per cui un discorso di patologia, di acredine che la persona magari nutre e cova a causa di alcune sue disfunzioni familiari o personali. E lì può esserci quell'aggressività e quella violenza, quell'atteggiamento del tutto negativo nei confronti della donna, che poi si palesa con i comportamenti di cui spesso sentiamo parlare. Però credo che questa componente sia arricchita da questi altri fattori. Questo che noi stiamo dicendo chiaramente non tende a giustificare un discorso di atteggiamento del maschio, no? Come più giusto o meno giusto rispetto a quello della donna, ma cerca soltanto, ecco, forse di dare un ordine e di non negativizzare, ma di comprendere gli eventi. Perché quando si parla di questioni culturali non è che sono cose così dette per darsi un tono, no. Sono cose molto complesse, purtroppo difficili da cambiare, dove spesso vittime e carnefice a volte si scambiano anche di ruoli, perché... Sì. Facendo appunto delle riflessioni, diciamo, che potrebbero sembrare assurde, però in questo sistema patriarcale anche gli uomini potevano essere vittime, perché la figura, diciamo, anche da un punto di vista letterario, nei film, in letteratura, del maschio che doveva per forza apparire virile, fare qualcosa di virile, ma non necessariamente omosessuale, doveva esprimere una sorta di forza, di mascolinità, ma invece proprio nella sua indole non ce l'aveva, e però era forzato a doverlo fare per un certo costume familiare, dove questa è una cosa, insomma, che tante generazioni di uomini, quelli che tu chiami maschietti, che io chiamo uomini, hanno vissuto. Perché? Perché era quello il modello, come anche di converso. Le donne spesso sono state carnefici di altre donne nel... consigliare di lasciar perdere, non guardare, fai finta di niente, se lui torna a casa ubriaco fai finta che dormi, non lo contrariare e così via, insomma c'è anche questo. Quindi ecco perché dico è molto più di una semplice misoginia, quando si parla di un sistema, purtroppo di una cultura che ci portiamo appresso, dico purtroppo perché è diventato improponibile in tempi recenti, diciamo nel passato ha regolato le vite di generazioni dei nostri ascendenti. Le donne, come stavi dicendo, sono anche loro a loro volta state educate, no? Non parlare troppo, a non disturbare, perché se poi creavano il problema la figlia tornava a casa sostanzialmente, sì. Veniva rispedita a casa come aspettata, no? Esattamente. Quindi in qualche modo culturalmente anche le nostre nonne, senza andare molto lontano, parlo anche le nostre nonne, tendevano a dare consigli tipo vabbè, ma lascia fare, però non dire nulla, ma era nervoso. E poi oggi invece, ecco, vengono meglio visti quali sono i comportamenti giusti da avere.
In soldoni, tutto questo, piccole osservazioni ma importanti che noi stiamo facendo, secondo me hanno l'obiettivo, dovrebbero avere l'obiettivo di comprendere gli eventi. Se noi comprendiamo, riusciamo a introdurre un qualche cambiamento, perché se non si passa attraverso la comprensione, ma soltanto attraverso, come dire, la categorizzazione come negativo, La battaglia dei sessi, diciamo, diciamo sostanzialmente. stigma e abbiamo chiuso, la mente è chiusa e abbiamo archiviato ma non risolto il problema. Se vogliamo cercare di andare a risolvere qualcosa, allora bisogna comprendere. Comprendere porta a un discorso non di va bene, lo giustifico, di giustificazione, ma di comprensione per mettere in atto delle correzioni. Perché se Certo. non stimoliamo questo tipo di un tassello nelle persone, cioè il perché avvengono determinate cose, non si arriva nemmeno a fare il primo interrogativo sugli eventi, ma ci si parla sopra, no? Io dico ci si parla addosso e questo non porta a nulla. Quindi ogni evento tragico, ma così come quelli positivi, vengono semplicemente raccontati e poi lì finiscono e non servono assolutamente a nulla. Io mi auguro che tutto quello che in qualche modo sta venendo fuori possa essere veramente il principio per un discorso di comprensione e di stimolazione a un ragionamento diverso, a andare a vedere quali sono i comportamenti più corretti da avere e alla base di quei comportamenti cosa sente la persona. Perché le persone tanto vanno in automatico, io vedo che le persone vanno in automatico. La donna, dicevo prima, diceva, vabbè, ma io vado perché? Perché quando la porti poi a ragionare, non ti dà una motivazione giusta per poter andare a quell'appuntamento, ma se poi la porti a ragionare ti dice, beh, sì, in effetti, questo l'ho detto, questo l'ho detto, questo l'ho detto, allora significa che tu vai in automatico, cerchi di soddisfare in maniera così istintiva e superficiale un tuo bisogno che però poi ti costa. Questo lo dico non per responsabilizzare degli omicidi le donne, ma per far sì che le donne oggi, sulla base di quello che è accaduto, si facciano due domande, tre domande prima di andare a un appuntamento della serie: a che mi serve? L'errore l'ho commesso anch'io, perché anch'io ho passato questo tipo di percorso e di tunnel, per cui per quanto mi sono sentita dire, mi sia sentita dire, ma Paola non andare, alla fine io ho fatto come oggi dicevo tante mie pazienti hanno fatto, no? Che dicevano vado, tanto non succede nulla. Poi per carità non è successo nulla, però spiacevolezze non me le sono evitate. Beh, le spiacevolezze, diciamo, fanno parte, non credo che ci sia la possibilità, una pratica di rapporti umani che non comprenda delle spiacevolezze, insomma, altrimenti neanche, perché se no, ecco, non dobbiamo cadere nell'eccesso opposto di, non lo so, far firmare un consenso informato, scritto per fare una carezza a una donna, perché se no, Per diciamo carità, che le spiacevolezze però già fanno ne parte un po' della vita. avevo avute tante di spiacevolezze nel momento in cui ci siamo lasciati e la situazione, parliamo di diversi anni fa, non era stata risolta bene perché uno è contento e l'altro non è proprio felicissimo, no? Diciamo io contenta di aver chiuso, anche se con l'amaro in bocca, l'altro non contento affatto e quindi alla fine un po' di aggressività è uscita fuori. Detto questo, mi sarei potuta risparmiare anche nell'ultimo incontro tutta un'altra serie di cattiverie gratuite che oggi col senno di poi dico, ok, questo era da evitare, sarebbe stato evitabile, non mi è servito a nulla se non a soddisfare quel mio bisogno di cui parlavo prima, che poi oggi mi rendo conto che invece va risolto e non agito quando tu hai già parlato con la persona. Beh, sì, insomma, diciamo che si parla non solo per esperienza professionale, ma anche per esperienza personale, un po' tutti quanti ne parliamo. Cioè, parliamo, non possiamo distinguere, insomma, i due aspetti che secondo me arricchiscono poi quello che è un po' lo scambio e il discorso. Sì. Paola, chiudiamo qui questa trasmissione. Io ti ringrazio nuovamente di essere stata sugli schermi di Liberi TV. Ci saranno altre occasioni. Lo ricordiamo, Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Ci sono tante interviste su Liberi TV, ma Paola Sbardellati non si risparmia anche con altre, con la concorrenza, diciamo, ma comunque su internet siamo abbastanza leader, possiamo dire, ed esclusivisti.
ed esclusivisti, io sono contenta di esserci, ci sarò sicuramente e spero un pochino più spesso, perché poi tra l'altro, come stavi dicendo tu all'inizio, insomma, ho allargato anche un po' quello che può essere il mio ambito di lavoro, no? Insieme ad altre colleghe, quindi abbiamo creato anche delle associazioni, in questo caso un'associazione che è la Cura Si Fa Arte, per cui ci occupiamo anche di altri temi dove si organizzano spesso degli eventi, uno è stato questo del teatro che menzionavi, ma ci saranno anche altri eventi inerenti, non so, ad esempio l'ambito oncologico, l'estetica in oncologia, quindi delle giornate dedicate alla bellezza nell'ambito oncologico e chiaramente io spero che tu sarai Sì, ospite, che verrai. Covid permettendo, ci sarò. Sì, visto che abbiamo delle collaborazioni molto importanti, la principale è proprio con Trico Staff che ci ha aiutato e fornito il discorso della banca della parrucca che viene donata alle donne, no? Quindi che stanno facendo una chemio, che non hanno possibilità. Insomma, ci sono tante cose di cui potremmo parlare insieme. Lo faremo e cercheremo appunto di aggiornare su questo e su altri temi, su queste iniziative che sono parallele ai percorsi, diciamo, ospedalieri Certo. più ortodossi, insomma. Certo. Grazie ancora Paola, seguiteci e facciamo girare questo video. Grazie a te, Gianni. Buona serata.